Salve a tutti, per le guide di Sode Linux Orizzonti, sono Francesco Fusilla e vi voglio in questo piccolo video spiegare il funzionamento del pannello di controllo e la possibilità di controllare il vostro sistema. Ecco, come tutti i sistemi a Windows e Mac, in Windows c'è il pannello di controllo. Qui cliccando sulla icona dell'avvio rapido, trovate in alto tutti i software e sotto le risorse del computer, ma un ambiente ancora sotto sistema. Ecco, l'ambiente sistema permette di accedere alle preferenze che sono divise, vedete, secondo questi ambienti e amministrazione. Diciamo che il centro di controllo è un po' tutti questi e due settori. Cliccando centro di controllo è come cliccare il pannello di controllo di Windows o del Mac. E infatti assomiglia moltissimo a quello del Mac. Questo pannello di controllo è diviso in ambienti, vedete, amministrazione, hardware, ciò che attiene a tutto l'aspetto hardware, internet e rete. Aspetto e stile per quel che riguarda le vostre preferenze di aspetto e personale per quel che riguarda le tecnologie resistive, le applicazioni d'avvio che voi preferite, le applicazioni che volete che si incarichino di aprire i file che voi preferite, la gestione dei file e altri che sono sì, il collegamento desktop, alcune configurazioni, però andiamo a vedere una per una quali sono le più importanti che conviene conoscere. Diciamo per un uso quotidiano, un uso domestico e scolastico. Allora, printer che attiene alle stampanti. Cliccando qui si apre la finestra e vedete quali sono le stampanti installate in questo PC. Nel caso voi inserite un'altra stampante, fate altro che cliccare aggiungi, se è una stampante collegata col cavo, la troverete cliccando qua, se è di rete la trovate cliccando qua. Qualche volta non ci sono i driver, allora bisogna andare a cercarseli o andare in rete, trovare le informazioni, però oggi direi che col fatto che quasi tutte le stampanti sono fatte in Cina, Linux le vede quasi tutte, basta inserire e poi vanno. Allora, è importante l'ambiente printer, è importante il gestore degli aggiornamenti che però noi abbiamo messo anche in copia qui in alto. Quando vedete lo scudetto azzurro vuol dire che ci sono aggiornamenti. L'ambiente user and groups, cioè l'ambiente utilizzatore di questa macchina, dove voi potete aggiungere o togliere o cambiare i diritti agli utilizzatori di questa macchina, però diciamo quello che mi preme di più nell'amministrazione far riconoscere è il gestore delle applicazioni. Perché? Perché il gestore delle applicazioni, intanto ci si accede con la password di amministrazione, perché il gestore delle applicazioni presenta tutte quelle applicazioni possibili da installare, divise per ambiente, vedete? Internet, audio, video, grafica, ufficio, giochi, accessori, strumenti di sistema, carattere, educazione, scienza e programmazione. Questi ambienti qua, permette di accedere a tutti quei software che voi anche non avete installato, ma che vi potrebbero interessare. Per esempio, su internet non abbiamo installato FileZilla, c'è Thunderbird, non abbiamo installato Evolution e tanti altri. Vedete quanti sono tantissimi. Di installati ci sono solo quelli che noi abbiamo ritenuto essere i più utilizzati, i più necessari. Per esempio in grafica ce ne sono tantissimi, oltre a GIMP che c'è già, Calibre, Gtumb per fare le modifiche, ecco, ma ce ne sono veramente tanti. Se voi non trovate un programma, ho già fatto questa videoguida dentro Sode Linux, basta che cliccate uno di questi qui. E magari guardando su internet quello che fa più il servizio che a voi interessa e lo installate. Ecco, un ambiente che noi abbiamo curato abbastanza poco, se non per il fatto di aver messo dentro dei giochi,
costruttivi, di intelligenza, di strategia, è l'ambiente giochi. Qui ce ne sono veramente tanti. Giochi, il biliardo, il pallone, il football, il tennis, ci sono veramente tanti giochi. Da sbizzarrirvi, casomai il vostro PC che vi ferma. Ecco, quindi basta in questo ambiente trovare il programma che vi serve. Per esempio, io adesso scrivo Stellarium, ma mi sa che Stellarium, mi sa che c'è già. Ecco, c'è già, vedete. Installa? No, non c'è, lo posso installare. Cliccando installa, lo installo. Quindi programmi certificati potete installarli dall'ambiente amministrazione. Questo è un ambiente molto importante che vi consiglio di conoscere. Ci parte per partizionare, poi qui potete gestire il mouse, se qualcuno è mancino, tasto destro o sinistro, il Bluetooth, vedete è l'ambiente hardware, e l'audio. Ecco, cliccando qua gestite la vostra scheda audio, che in questo momento eccolo qua, il microfono che sta registrandomi. Però noi l'abbiamo messa anche sulla barra di avvio veloce, tasto destro, potete gestirla anche da qua. Quindi ci sono tante strade, direi che però il centro di controllo le raccoglie tutte. Inter e rete per controllare le connessioni di rete. L'aspetto e stile è una cosa abbastanza interessante, perché nelle impostazioni del desktop voi potete mostrare ciò che è montato. Se adesso guardate qui a sinistra, vedrete che se io tiro via volumi montati, sparisce il volume che era montato. Se tiro via il cestino, non si vede più il cestino. Se tiro via la cartella home, sparisce la cartella home, la cartella computer, vedete? Quindi qua gestite ciò che volete far vedere, come si comportano le finestre, qual è l'interfaccia che volete e tante altre opzioni. Che sono poi da esplorare e da conoscere. Un'altra cosa abbastanza importante sono le applicazioni d'avvio che avviano la macchina e quelle preferite. Adesso io clicco e apro questo ambiente. Praticamente gli dico che quando c'è da aprire un browser mi apra Chrome e quando c'è da guardare un video usi VLC, il visualizzatore di immagini. Se per esempio usasse il riproduttore multimediale o da altri riproduttori, io so che qualche video non lo vedrebbe. Quindi questo è abbastanza importante e utile. Poi quali sono i software per l'ufficio, per l'accessibilità, eccetera. Quello che è più importante direi è questo, perché si rischia di non vedere dei video che in realtà si possono vedere, basta cambiare il programma che li gestisce. Ecco, tecnologie resistive è quell'ambiente che permette di gestire il mouse, la tastiera e quant'altro, ma sarà oggetto di una video lezione. E gestione file, questo è un ambiente abbastanza importante che serve a gestire i file, quindi come ci si comporta nella gestione del file. Per esempio, se voglio vedere le immagini, le icone, grandi quanto, quali sono le voci che voglio vedere, le anteprime, se le voglio sempre vedere o non mai vedere, ecco, e quant'altro. Questo è l'ambiente che gestisce in realtà questo, che è la gestione dei file, quindi le voci che ci sono qua, cosa vedere, i menu e quant'altro. Chi è interessato ci mette la testa e ci prova. Quindi le cose più importanti per cominciare a gestire una macchina: gestore delle applicazioni per mettere i programmi che si vogliono, mettersi la stampante, gestire gli utenti, gestire l'audio per essere padrone dell'audio, gli schermi. Ho già fatto una video lezione su come si gestiscono gli schermi, in particolare attaccando un monitor, la rete e le impostazioni del desktop con le icone che voglio vedere. Importantissimo, i file che si incaricano nelle preferenze dell'utente di aprire i programmi che mi interessano. Allora, praticamente è da conoscere. Adesso erano le applicazioni preferite. Io vi ho fatto conoscere questo ambiente, dovete farlo proprio e fare in modo che il PC diventi il vostro strumento, come l'avete organizzato e voluto voi. Io lo voglio così, vedete? E quindi me lo sono organizzato così. Se apro un video, faccio doppio clic e me lo apre VLC. Se mi si apre un collegamento, me lo apre Google Chrome. Ecco, tutte queste cose si gestiscono da quell'ambiente lì.
Quindi per le video lezioni gestire il pannello di controllo o centro di controllo, eccolo qui, Francesco Fusillo, grazie di essere stati attenti a questo video e buona sperimentazione con Sodi Linux.